Per comprendere l'organismo vivente del pianeta è necessario conoscere la natura tripartita dell'essere umano proposta da Rudolf Steiner. Per maggiori approfondimenti sul tema della geografia presentata in modo percettivo ed organico, consulta i seguenti testi. Gaia Sofia. Introduzione all'insegnamento della geografia. Arte dell'educazione. Tripartizione dell'uomo, secondo Rudolf Steiner. Capo, sistema neurosensoriale. Pensiero. Torace, sistema ritmico, apparato respiratorio circolatorio. Sentimento. Addome e arti, sistema digestivo, ricambio ed arti. Volontà. Riassumendo, troviamo le seguenti caratteristiche. Tripartizione dell'uomo e della società. Pensiero. Sentimento. Volontà. Passato. Presente. Futuro. Vita culturale. Vita giuridica. Vita economica. Libertà. Eguaglianza. Fraternità. Tripartizione dell'organismo terrestre. Immaginiamo che il pianeta sia un enorme gigante a testa in giù. Testa del pianeta. Torace del pianeta. Addome ed arti del pianeta. La testa. La sfera fisica minerale della Terra è la testa del pianeta, sistema neurosensoriale. Il torace. La parte mediana della Terra, identificabile con il torace, comprende l'idrosfera e le parti più basse dell'atmosfera. Nel torace della Terra hanno luogo processi di circolazione dell'acqua e dell'aria, propri del cuore e dei polmoni. Il ciclo dell'acqua è il sistema circolatorio della Terra, Rudolf Steiner. Addome ed arti. La parte più alta dell'atmosfera, costituita da termosfera, esosfera e magnetosfera, corrisponde all'addome e agli arti del pianeta. Nella parte alta dell'atmosfera, che corrisponde all'apparato digerente del pianeta, la temperatura si avvicina ai 1200 gradi e sono attivi grandi processi di trasformazione dei gas, reazioni chimiche di ossigeno, azoto e idrogeno. Tripartizione della pianta. Sovrapponiamo ora l'immagine della pianta e quella del pianeta. Già nel nome troviamo molte similitudini. Pianta, pianeta. Testa. Nel capo umano sono collocati gli organi di senso con cui percepiamo il mondo, vista, olfatto, gusto, eccetera. I processi di pensiero sono legati a dei processi salini di separazione e analisi.
Le radici, che sono la testa della pianta, sono dotate di ricettori capaci di percepire le diverse qualità del terreno alla ricerca di acqua e sali minerali. Fusto. Il fusto è la parte mediana della pianta, collega le radici che stanno in basso nel buio del terreno con le foglie e i fiori e i frutti che stanno in alto, nella luce e nella calore del sole. Foglie e fiore. Le foglie sono l'apparato digerente e respiratorio della pianta, mentre il fiore rappresenta l'apparato riproduttivo. Nella pianta, la parte riproduttiva è in alto, rivolta al sole, ed infatti fiori e frutti maturano grazie al calore del sole. Nell'uomo la parte riproduttiva è in basso, rivolta alla terra. Uomo, pianta rovesciata. La costituzione fisiologica dell'uomo ha un orientamento opposto rispetto a quella della pianta e dell'organismo terrestre. Apparato neurosensoriale, nell'uomo è in alto, nella pianta in basso, nelle radici. L'apparato riproduttivo nell'uomo è in basso, nella pianta invece è la parte più alta. L'apparato respiratorio e digerente è in entrambi nella parte mediana. La tripartizione fisica dell'uomo può fornirci una valida indicazione per comprendere l'anatomia del pianeta. Questo video introduttivo non ha la pretesa di essere un lavoro organico e completo, ma bensì uno stimolo ad approfondire ulteriormente l'argomento, giungendo ad una propria immagine interiore dell'organismo terrestre. Ciò che conta veramente non è la conoscenza astratta della materia, ma la percezione viva del pianeta in cui viviamo. Come percepisco il pianeta? Mentre cammino in un bosco, guardo un tramonto, oppure ascolto il gorgoglio di un torrente di montagna, sento che tutto è vivo? Sento che tutto vibra e mi parla? L'empatia è quella particolare abilità che abbiamo noi esseri umani di entrare in sintonia con l'altro, percependone i sentimenti e lo stato d'animo. Come scrisse Jeremy Rifkin, economista e saggista internazionale, nel suo libro La civiltà dell'empatia: per quanto riguarda le sorti future del pianeta, siamo prigionieri in un vicolo cieco? No, è possibile uscirne. È però necessario fidarsi alla nostra natura empatica, che potrà guidarci allo sviluppo di una nuova coscienza biosferica, cioè alla consapevolezza che la Terra funziona come un organismo unitario e inscindibile, dalla cui salute dipendiamo e di cui siamo tutti responsabili. Solo se saremo disposti a diventare realmente solidali con il pianeta, ridefinendo i nostri stili di vita e il corso dell'economia a favore di una vera sostenibilità ambientale, avremo la possibilità di superare la crisi a favore di una salvifica rinascita. Per maggiori approfondimenti, La civiltà dell'empatia, Gaia Sofia, Dalla candela ai quanti, introduzione all'insegnamento della geografia, Arte dell'educazione. Per approfondire il tema della geografia presentata in modo organico ed unitario, guarda gli altri due video. waldorfteca.blogspot.com
Fine prima parte. Grazie.